Voglio passare un attimino al negozio di Rodin prima di andare al capitolo 14, che se non era il 13 il finale, a sto punto ti direi il 14, non so. Però comunque siamo lì. E allora, siringa rossa l'avevo usata, mi pare. L'avevo usata, 5.000. Dammi qua, che non si sa mai. Accessori, quello non lo voglio comprare. Che in realtà potrei, giusto per toglierlo anche, però mi dà proprio fastidio, lo compro dopo. Vabbè, queste non ho trovato un cacchio. Niente. Ho capito che c'era qualcosa nel negozio da comprare, ma quanto pare mi sa di no. 14, siamo qua. Si torna a New York, cioè abbiamo fatto il giro. È carino come qua. Va bene, perché mi faceva... Ah no, era il contrario. Ogni tanto provo qualche combo, però boh. Più o meno siamo a New York. The Alphaverse was always just a decoy. He wanted us here and away from Thule. That means. Che là c'era solo Jean, che però... già. We're trapped here. No way out. Ma più che altro perché Viola, Luca e loro sono venuti in qua? Perché sono stati portati da lui? Would seem these events are the truth I was shown. Now, let the hearts of all Arcadams gather here as one. Arci Adamo, e invece Bayonetta è Arci Eva. Eccolo qua. Ma solo lui si trasforma? O solo lui si trasforma perché è Arci Adamo? No, beh, no, non c'entra un Ehi, cacchio. Seresita? Cioè, perché Mirko. lei è la leva originaria. I finally figured out what the truth is. Bayonetta, my purpose is to get you to where you need to be. Look, that vortex is singularity absorbing this world's energy. Luca, Sentite what la are you trying musica. to say? I'm going to use it to send you to home. From there? But how? Wish I knew just what to say at a time like this. You don't have to. You're a clumsy fool, but you never fail to impress. Later, Violeta. You never fail to impress. Goodbye, Bayonetta. I'll always love you both. Non prende la bicicletta. Sì, fino alla fine. Fino alla fine. Of course, Kitty. My name is Vera.
Niente da fare. Is this Kitty? Luca? Manatta. Come funziona il tutto? In senso, è un livello normale? No, non posso andare. Signora, nasconde qualcosa per caso all'interno? Sembrerebbe di no. Che è successo? C'è qualcosa là sopra magari? Dubito fortemente. E fammi vedere un attimo, è un livello normale o non ci The sono? destruction has Non ci stopped. sono. Why? Is that? Io non credo che Luca abbia fermato la singularity. L'avrà stoppato un attimo. Oggetti vari. Allora, se è fatto bene, non ci sono né oggetti né, vabbè, gli animali già non ci sono. Eccolo lì. Posso solo andare dritto. Archive Origin, Eh già. what are you doing here? This is a world of my definition. You do not belong. But here I am, and that's the truth. Maybe you forgot to carry the one. Onesto. Singularity caotico. Non ha nemmeno un sotto, cioè una specie, non è una specie, è un codice. Dai. Chi? Godzillone. Figuriamoci. Figuriamoci. Fino alla fine, raga, ripeto. Allora, aspetta un attimo. Abbatti. Para, mordi. Ok, non mi ricordo esattamente il come funzionava. Aia, questa mi ha presa. Non mi ricordo come funzionava, nel senso di quando si para devo morderlo. Ah no, mordi è R, ok. Mordi è R. Aspetta, aspetta, ci metti troppo. Sveglia. Questa era la codata, ok. Quindi codata, paro, o anche spintone paro. E invece questo cosa posso fare?
Abbatti, mi sa. Ecco, tipo adesso che si sta cosando, mordo. Infierisci. Di già. Veramente, Godzilla fino alla fine. Eccoli. Gli ho fatto un cacchio con questa bruciacura, però vabbè. Non è infierito molto, eh. Potevo fare qualcosa? Mi sa di no. Abbatti. Bim! Para, para, para. Ancora? Ah, perché mi avvicino troppo. Ok, ci sono. Si sta parando, fuck. Ha smesso di parare. Per fortuna è lento come non so cosa. Che cacchio, anche lui effettivamente stava lì a pararsi da mezz'ora e ha detto basta, mi sono stufato. Parato. Oddio! Niente, mi ha preso in piedi. Mi ero scordato, aspetta che c'ho il B. C'ha il morso. Te lo do io un morsetto, vieni qua. No. Parato. Bim! Aspetta che devo fare l'ultimo, eh. Bim! Adesso puoi inferire. Vai. Non mi ha fatto moltissimi danni, era giusto perché non capivo. Se gli si è aperto tutto qua. Sì. Si sta tenendo. Sembra dura Aludon, non so perché. Holy shit. Godzillone? Non ce l'abbiamo un attacco noi? Cioè, quello era anche proprio il verso, cioè la chiamata, eh. Mi sembra un po' esagerato, Camilla, scusami, ma... Boh. Mi sembra veramente esagerato. Prendevo spazio. Flying to the moon without me. Can't have that. Magari potesse volare in quel modo. Che anche farfalle. È lui? Singularity armonico. Ah, quell'altro è caotico, questo è armonico. Contro di lui, allora ci sta. Maybe that's how things work where you're from. But I prefer to make my own truth. Quindi non è
E vengono evocate quelle pergamene? Vai, Gomo! Boia. Eccoci. 1v1. Hai poca vita. Non capisco perché. Mi piace la tua strategia. Aia, cacchio. Sì, ma io devo guardare anche effettivamente contro chi sto combattendo. Sono molto più veloce o sbaglio? Non capisco. Aiuto. Sono molto più veloce ad attaccare. No, in teoria no. No, aspetta, metti giù quello. Ma ha evocato gente lì di fianco, no? Ah, sulle sue mani. Cioè, lui evoca gente, che però mi sembra un pochettino più debole. Dei soliti che avevamo affrontato. Vieni qua, vieni. Dove pensi di andare? Pensi di poter scappare dai demoni? Aia. Se ha due tacche, non ha senso che abbia due tacche. È ovvio che non è la battaglia quella vera. Oh, cacchio, ma pure lui evoca? Aspetta, guarda che mi tocca. Ma lo evoca temporaneamente? O rimane? No, perché... mi sembra che non rimanga. Dai, ora che te ne vai. Ok, ora. Cioè, li evoca temporaneamente, perché quello lì ci mettevo mezz'ora ad ammazzarlo. Eccoli qua, Stratosphericus e Mediterraneum. La domanda è che cosa vuoi da me? Nel senso, devo combattere tutti i tuoi boss? L'avevo schivato. Uffa. Ai ai ai. Avevo schivato comunque, non è giusto. Ma mi date della vita per recuperare o... spero. Tra una battaglia e l'altra. Anche perché, cioè, non è che sono loro che devono avere le più vita del boss finale, eh. Mi sembra un po' poco sensato. Non dovrebbero morire poi tipo uno. Ah, uno è morto, mi sa. No, non è vero. Credo vivano insieme. Aspetta. Metti giù lo scudo. Uno è morto. No, sono morti. Boh. Attualmente non sto capendo, so solo che la vita non me la ricarica. Sti maledetti. Non è... viene anche terra, non è? Devo provare anche tipo a fare... uno di quegli attacchi. Ah no, era con ragno. Boia. È partito un fiore.
Come cacchio l'ho attivato il fiore? Mi sa con l'attacco speciale. Aspetta. Cacchio, mi sta facendo danno. Aia, oh. Baionetta, buongiorno. Ma si è ricaricato un po' di vita o sbaglio? Non era già zero attack, eh? Mi ricordavo male? Boh. Occhio, va là. Che qua. Che poi scusami, ma... None. Io so che te vuoi fare quell'attacco lì strano, ma... Mi dispiace. Era col ragnone che tipo intrappolavi la gente. Comunque era... Cioè... Per ora come battaglia mi piaceva di più quella del... Adamo oscuro, come si... Era molto meglio. Era molto più... soddisfacente. Sono tutte le baionette? Queste sono quelle che abbiamo visto. Ma raga, ma se fai uno screen lì, quante ce ne sono? Cioè, se ne vedono anche alcune, le ho dovute disegnare. Cioè, i design sono stati fatti per quelle, non è che sono roba a caso. Martellozzo. Ah no, è quella del treno. Facendo niente, mi state facendo ammazzare e basta, che servizio. Jean. Anche lei è stata. Let's go. In teoria. Manco le zanzare ammazzi così, però vabbè. Vai. In fiamme. Ok. È andato meglio del primo, penso. È perché il primo mi ha stunnato la battaglia con Godzillone. Ma quei vestiti non si spaccano mai, è incredibile. Perché sono suoi, cioè fa parte di lei. Assoluto. Ok.
Perché c'è dovuto cargo morre tutto? Ah, oh, di nuovo. Oh! È l'inizio. Aspetta un attimo. Non c'ho vita. Non ho un cacchio di vita. Ma domanda così al volo. Quanto Astral Chain c'è qua? Che per carità è sempre loro, però non posso evocare. Beh, almeno c'è il sabato, cacchio. Porca vacca. Sì, sì, l'ho preso apposta. Peccato però perché non mi dai molto. E oggetti ci vado, eh. Anche perché loro non mi danno un cacchio. Boia, quanta roba c'è? Aia. Ma che è Sans? Cioè, ho capito che quello vero è lui, eh. C'è lui che evoca un'altra copia. Oh. Niente, non più di così. Però a sto punto non mi serve neanche finire le combo. Aia. Non mi serve fare le combo, tanto non posso evocare. E mo son lui. Ho capito. Allora, se hanno la vita là. Lui il sabbat chiaramente non ce l'ha, figuriamoci. Però io perdo vita con lui. Cioè, la mia vita là sopra è la sua vita. Quindi la mia vita dopo sarà anche quella. E che cacchio. Piano. Non so come ho fatto a schivarlo. Ecco Zillone. Ok. Perdi vita con Godzilla, perdi vita con Bayonetta. Sì, ma raga, ma un'attacca. Oh no. Mi sa che ho capito come funziona. Ehi là! Quella è un'evocazione? Mi fa danno quella roba lì? Aspetta. Sì. Quella è un'evocazione, sì. Posso schivarlo quell'attacco? Bastardo. Cioè, praticamente mi fa fare uno. Buono. Fare un attacco. Cioè, una vita e una vita. Con ogni evocazione. No. Vieni qua, vieni. Una variabile impazzita, la mia predizione fenomenica è assoluta. Ok. Fa ridere che ogni tanto cade.
No, calmo. Vai. Gli ho tolto più di un attacco, eh. Ai. E lui mi sta massacrando, ma vabbè. Il fatto è che non ci siano cure che ti danno. Ma 30.000 battaglie è abbastanza da infamia. Qua chiaramente i danni. Sarà terra la valutazione. You're not getting nervous, are you? Mi ha rotto il robo. Having trouble running the numbers. Di nuovo. Is that it? Don't count me out. I'll be the one who decides what the truth will be. Di nuovo. Solo che qua eravamo riusciti a teletrasportarci. Era. You didn't cry while I was gone, did you? You all seem to be having a good time. Awfully rude of you not to invite me, don't you think? Ma che cacchio è questo, ma? Labolas! Boh! No, non lo ricordo. Cacchio è una chimera. Tutti li stai prendendo. Love is blue. Women of our caliber don't need invitations, darling. Right. What are you doing? I destroyed you and my lords long ago. It is not possible. I forgot myself. Now change.
It looks like only the three of us made it this far. Oh, and the young lady, of course. That's enough, yes? To prove phenomenal affirmation isn't absolute after all. All right, lady Kerr. Just try to predict what the rest of us will do next. Oddio! Oddio! Guarda il punteggio! Madonna, madre, fai come Baio 1! Sentili, sentili! Senti il puma! Mamma mia! Ma che cacchio hanno fatto! Guarda che belle le combo sue! Che cacchio, proprio i colori! Mi piacciono un botto, rossi così! Cioè, è giocare a Bayonetta 1 ma con il gameplay del 3. Bellissimo, cacchio. Bellissimo. Ma perché? Un pugno vuole andarci fuori. It should be obvious that I'm no twig. You still don't realize just how stubborn I am, do you? No matter how many of me there are, that doesn't change. That's my unshakable truth. Very well. And I suppose I'll simply erase you all and your so-called truth. And in this very instant. Le baionette ti puntano il ferro, che fai? Belli anche i colori. Perché Bayonetta 1 c'aveva il simbolo rosso e la 2 c'aveva quello blu. Invece la 3 è viola, rosa, viola. Cosa? What the fuck? Ma siamo in 3? Non so dov'è. Lo beccherà il mio demone là sopra. Vai, vai, prendetelo. Piatelo. Ma raga, ma che roba strana. È tornato il gameplay del 3 comunque, non è, cioè la baionetta del 3. Però a questo punto mi viene da pensare a una cosa. E ok Bayonetta 1, ok Bayonetta 2, ma lui diceva che l'originaria è quella del 3. Si facesse così? No, volevo fare l'altro attacco a me. Niente, è come quando giocava a palla con le mani.
dai. E aver mirato all'occhio. Mi sa che l'ultima vita la facciamo con lei, ma forse no. No, vabbè. Ok. Luca. Sì, sì, è tipo quelli che cadono dal tapirulano. Cadono dal tapirulano e poi vieni senza fare le flessioni. You never cease to amuse me, Luca. I could imagine worse men to spend my last moments with. Hey, you're the only one I want by my side. We've got to keep her safe. I know. She's the one who's going to keep our truth alive. Non è colorato? C'è gli artigli azzurri. Niente male questo tuo look. Sono la natura evoluzione del mio fascino di uomo selvaggio. Ma che cacchio stai dicendo, Luca? Sì, avrei preferito combattere con Viola, magari l'ultimo pezzo. Più che altro mi sono perso una cosa del mamma. Cioè, non dimentichiamoci di quello, eh. Che c'è un attimino da parlare anche di quello. Perché mamma? Comunque mi ha recuperato vita, o sbaglio? No. Dai, calmo. Credo che ci siano 2000 evoluzioni. Vai, torre. Beh, poi fa sempre ridere il fatto che te sei lì durante il gameplay, massacri di botte il boss. Cioè, proprio lo demolisci senza magari che ti tocchi nemmeno. Parte la cutscene e il boss fa: non mi hai fatto nulla, sono più forte di te, e t'ammazza. Va bene. Sì, queste, però i versetti qua sono un attimino da vedere, come funzionano. Boom. Vabbè, frase comunque Luca anche un po'. Kitty? Eccoli.
è che aveva fermato? È andato a salvar lei. Chi è che aveva fermato il tempo? Cioè, le ha separate come aveva fatto... Cos'era? Nell'uno? Bisogna andarle a recuperare, tipo. Ora nel 2. Boh. Find each other whenever she needs us. And we've already come so far. Fate brought us here together, and it will never tear us apart. We'll always be together, Cerisa. No, Luca. We've always been together. My clumsy, lovely fool. Will forever be in my heart. Ecco adesso il perché anche di Cheshire. Cioè, il fatto è che comunque... Sì, ti viene detto così sul finale, ma non ti spiega nulla. Cioè, come è nata lei? No, cioè, so come potrebbe essere nata, ma... Quando? Dove? Cioè, in che mondo? Cioè, allora, nei crediti si vedono anche un po' di frammenti vari degli altri universi, ovvero di Bayonetta anche 1 e 2. Però, cioè, il discorso è un altro. Allora, tutto iniziava, prendete, con la distruzione del mondo di Bayonetta 2 a sto punto. Perché c'era quell'altra Bayonetta, quella con il coso più lungo qua. Quindi lei può essere la figlia di Bayonetta del 2. In teoria. What the hell is this? Eccolo. Wait. Are you? No. You're just the darkness Arkiv left behind. Quello è il Kraken che c'era all'inizio. One person allowed to call me that.
Hang on. Rewind. Nessuno può chiamarmi così. My name is Viola and you're never gonna fucking forget it. Devo... Versetto 4! Boia! Non è finita! Non è finita, no! Sto guardando anche... Ah, ok, quelli posso per reali. Sto guardando... Cacchio, c'ha anche la vita là. Porca vacca, non è finita. Io stavo ragionando sul cosa fare, cioè sul come funzionava quel finale lì, eccetera. Però per l'appunto, cioè il discorso è, si vede l'inizio con Bayonetta del 2 e Viola lì che arriva e fa bla 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 bla. E Bayonetta del 2 muore. Boia. Aspetta, vai. Bayonetta del 2 muore e in teoria lì si vedeva anche Luca. Però non era Luca del 2 quello. Cioè, Luca è sempre Luca. Tranne quello che abbiamo visto là diverso. Che era più angelico e tutto, quella roba lì, no? Tranne quel Luca lì. Il Luca che abbiamo incontrato... in giro sono sempre loro. Stai buono. Guarda le ancore proprio. Aspetta. Ma purtroppo lei non mi... Lo dico anche adesso, non mi piace. Quindi vabbè. Cioè il fatto di dover perriare. Cacchio, da tua madre potevi prendere il perri. Scusa, il perri, neanche. Dovevi prendere. Evitare. Dove sono? Ah. Ok. Mi ha salvato Cheshire. E fammi battere contro di lei. Che è quasi meglio. Che cacchio di arma? Ah, è nuova. Però è un'altra baionetta ancora. Non lo so, sta roba mi ha un po' confuso, sinceramente. Perché effettivamente baionetta può usare diverse armi. Cioè, non è che deve essere una baionetta di qualche tipo. È buono. Ho perriato. Vabbè, niente. Quando non ho perriato ho scudato e basta. Ogni tanto il perri non me lo prende. E mi fanno sembrare intorto. Ecco, vedi? C'è una specie di balestra ancora. Aiuto. Cacchio di arma è? Se ci metti un botto. Ma che figata! Prendendo schiaffi a destra e a sinistra, eh. Che cacchio di figata! Dai, buona. Ho perriato, ma fa lo stesso. Ma perché non mi prendi perri? Però non lo so, questa non mi piace come battaglia. Non dopo aver battuto Singularity. Io ero a posto, sinceramente. Non sentivo il bisogno di battere l'altra baionetta. Non con Viola, poi, figuriamoci. Ecco, lì è partita via da sola l'arma. Here, Daddy.
Okay. Quindi diventa così, cioè ha preso da suo babbo sta roba e da sua mamma il sabbat. Posso fare una combo e finirla con Cheshire? No, mi sa. Vabbè, ma così è una cagata. Scusa. Cioè, c'ha un po' di Madama Butterfly comunque. That was your last lesson, Viola. Viola. But for someone who's grown so much, perhaps the gift of a new name is in order. Thanks, Mummy. I'll treasure it. Always. Forever? Magari? No. Volevo saperlo anch'io, però fa lo stesso. Tenetevi i due stessi segreti. Boh, vabbè, vabbè. Come versetto 5? No, raga, ma anche nel Katie? Ma ragazzi, ma datevi una calmata. Ma che cacchio. E i danni? Ma in che sé? Anche nei crediti mi tocca fare a botte. Oddio, dov'è che era? Era anche in un altro. In un altro. Che nei crediti picchiavi. Sulla crociera. Oh. Non c'ho l'evocazione. Non sono riuscito a ammazzarli tutti. Grazie, nessun danno. Quindi non è obbligatorio ammazzarli tutti. Vabbè, vogliamo parlare del gioco? Se è finito? A meno che non continuano a mettere versetti, non dico questi, proprio extra. Di lore, diciamo. È sicuramente il miglior Bayonetta, nel senso di per come è strutturato e per come è fatto, e il combat system, eccetera. Devo dire che però personalmente, l'avete visto anche quando l'ho usato, le altre Bayonette le preferivo come moveset, forse, ti direi. Carina la roba delle evocazioni da poter usare normalmente in battaglia, anche tra, diciamo, come finisher di una combo. Le ho usate più come finisher che come evocazione, però normale. Evocazione normale ho smesso di usarle a un certo punto, perché boh, credo da quando godo come un cinghiale a Roma, e credo da quando Luca me le ammazzava. Da quando Luca ha iniziato ad ammazzarmele. E no, non è vero, da quando ho sbloccato la combo finale con quello lì, perché appunto me lo tenevo per quel momento lì e potevo ragionare sul combattimento e non sul ok, aspetta, evoco e intanto combatto anche con l'evocazione. Ragionavo su quello. E
Però, cioè, ci sta. Ci sta perché puoi dargli le combo anche a loro. E le usavo solo per rompere lo scudo agli omuncoli quando se lo creavano alcuni. E va bene, ci sta. Carine anche le battaglie giganti. Quando appunto la Godzillata o comunque quando eravamo nel cielo là, con quell'altro, eccetera. Carine anche quelle lì. Ma passiamo all'aggiunta di Viola. Aggiunta di Viola. Era necessaria? Cioè, per la trama. Boh, ma anche per la trama era necessaria? Sai che non saprei dire. Penso di aver forse preferito la roba di Jean. La roba di Jean era molto interessante. E il fatto proprio che si separassero le due storie, lei va da quella parte, lei va da quell'altra. Chiaramente Viola serviva per far sapere, cioè per aggiornare loro su cosa dovessero fare, eccetera. Però poi che se ne escono mamma, papà, a quale scopo? Per spiegare i poteri, forse, boh, vabbè. Comunque, l'aggiunta di Viola, il gameplay di Viola non mi è piaciuto. L'ho trovato un po' lento rispetto a quegli altri. L'ho trovato un po' lento cioè, non perché avesse la spada, perché io ho già combattuto. Io usavo la spada sull'altro baionetta. Quando la trovavo mi piaceva un sacco. Però aveva delle combo diverse, mi piaceva forse di più. Per quello. Le sue non mi diceva niente. Anche combo, se vogliamo parlare di combo, alla fine mi ritrovavo sempre a usare la stessa. Ovvero tipo spam di A, cioè 5 volte A, 5 volte X, no, 4 volte X, una volta A, 4 volte A, una volta X, 3 volte A, una X e una A, anche quelle lì le facevo, però alla fine era sempre la scarica dei pugni finale. Boh, per me credo di aver trovato più divertente le combo che facevo negli altri. Però non ti so dire per quale motivo. Nel 2. Enzo. Jesus, that hurt! Watch where you're going, asshole! Oh, it's you. Get that prescription check, will you? Hey, hold on! Remember that Occhiali. last job? The one you half-assed? The adder almost took my head off of that shit! I keep telling you, kid! Huh? Oh, no. Nobody, you know. Yeah, I know. The baguettes, right? Forget about it. I'm coming straight home. Honest. Direct with the good stuff, fresh out Playing hooky again, huh? C'ha la sciarpa di I'm the Luca. one who has to hear from your Ma pops. c'ha gli You decided occhiali? to turn my place into study hall. School's closed today. It is, seriously. So anyway, got anything good for me? Something where I can let off some steam? Got a leaky roof, truck salvage, a lost cat, Lost and cat. some ghosts haunting an old house. That's the one. Don't wait up, okay? Cheshire! That's coming out of your cut for this one. So's his kibble. Shit, my bad. Forgot to use the family name. Be back by curfew. Bayonetta. Cos? Okay. Let's dance, baby. Ma in che senso? Il cognome.
Vabbè, ma quella roba lì può essere, può voler dire tutto e niente. Cioè, anche lei era seresa, però Call Me by Your Name, era sempre così. Ma questo era necessario? Lei diceva appunto Call Me by Your Name. Cioè, perché sennò dovrebbe avere il cognome di lui. Red qualcosa. Luca Red, qualcosa. Ma non. Cioè, perché gli occhiali? Cosa sto vedendo? Se vi ricordate, tipo nell'1 avevano fatto vedere Bayonetta che moriva, eccetera, poi però in realtà non era morta. No? Era nell'1, mi pare. Potrebbe essere la stessa cosa? Ma non è che è un balletto che tipo dovrei fare anch'io? Già no, mai nella vita, però. Tipo da mettere su Just Dance, quelle robe lì. Vogliono farlo approdare su Just Dance. Vabbè, che lo fa diverse volte. Non so. Sta roba della parentela, raga, non l'ho capita. Sincero. Non l'ho capita. Ah, cacchio, anche le altre baionette. La roba sicuramente più assurda per me è il fatto che abbiano aggiunto un botto di demoni. Molto bello il fatto che ogni demone avesse una baionetta, cioè ogni baionetta, c'erano baionette diverse e ogni baionetta aveva un demone diverso. Quella roba per me è incredibile, bellissimo. Bello anche il fatto dei multiversi e tutto. Ammetto che mi è piaciuto. Come, forse come trama. Come trama mi è piaciuto di più degli altri. Dell'1 e del 2, sì. Cioè il fatto dei multiversi che bisognasse andare a prendere e recuperavi praticamente i demoni, facevi contratti con i demoni man mano che andavi negli altri universi. E che ci fosse ogni baionetta in ogni universo. Quando mettono i multiversi, raga, è sempre un casino. Per questo anche faccio un po' fatica a capire Viola da dove cacchio esce. Questa cos'è? Manhattan? Domanda cruciale adesso però, aspetta. La miglior baionetta? scusa, quando ne metti così tante. Tocca far uscire un attimo la migliore, qual è? Allora, per me la prima, coi capelli corti, è molto più mommy. L'ultima che abbiamo usato adesso non mi piace troppo. I capelli quelli arricciati così non mi piace troppo. La seconda, forse, io ti direi. Quella degli altri mondi sono troppo particolari, diciamo. Com'è che posso dire? Sono troppo fatiscenti, troppo strane. Cioè, quella vestita da boh, mummia, che non è una mummia, non è vero, non è una mummia. Quella con i capelli bianchi, no. Passo. Cioè, l'unico platino è stato nell'extra quello? No, anche questo. Ma è platino questo? È platino puro. Oh, un platino puro l'ho preso. Ho preso un platino. No, vabbè, sempre negli extra. È chiaro. E invece qua nelle vestigie. Nelle vestigie un altro platino puro. Ah, beh. Ho capito qual è. È due platini. Va bene, apoteosi infinito, Infinite Climax. Quella è la modalità più difficile. Me la sblocca adesso perché. Non era disponibile fino adesso. C'era solo fino alla difficile. Ed è quella che in teoria ho intenzione di fare. Ecco, quella lì con i capelli viola mi piace.
Questa qua non mi ricordo chi è, la cinese forse. Quella lì non mi piace. E quella egiziana, carini forse i capelli, ma no. Luca è il migliore. Ah, beh, poi la roba di Bal, quello proprio che dovevi fare il redeem game, quello per me è incredibile. Io ce lo vorrei, l'avrei messo nei minigiochi. O ci avrei fatto anche un gioco a parte. Quello per me è veramente incredibile. Restringi zoom? Ah, non posso vedere. Bello anche il fatto che vada all'infinito. Che sia proprio un circo anche quello. Labolas. Altea crudele. Era quello che avevano usato gli altri. Apoteosi infinita. Devastante livello di difficoltà che ti offre esperienza di combattimento definitiva e ora disponibile. Jean, disponibile come personaggio. Quindi potevo farlo solo adesso. Ora puoi usare le pistole. Equipaggio della sezione che ho aggiunto nel menu. Pistole semplici. In che senso? T-shirt. Perché c'è lui? Che poi che baionetta. Che baionetta era che ha detto? Mi sembrava Viola. Boh, dove sono finito? Orecchino dell'apoteosi ora disponibile in negozio. Specchio. Specchio. Biglietto di platino. Prove di Umbra. Una serie non stop di battaglie impegnative sono state sbloccate e accessibili allo schermo di selezione dei capitoli. Ok. Oh shit! C'è la vestigia! Ma non c'erano animali qua. Non c'erano animali qua. Che raga, non è ancora finita. Vogliamo andare con Jean? Voglio provare Jean. Oh, per una volta che ce l'abbiamo. Almeno vediamo anche com'è. Cavacca. Allora, il biglietto di platino, vabbè, penso che lo sappiamo, è la sfida con Rodin. Che boh, si dice che sia difficile, io non so com'è. Però c'era anche negli Aboia. Allora, c'è una cosa della sfida di Rodin che c'è anche negli altri giochi, ma non l'ho mai fatta. Non l'ho mai fatta perché in realtà una volta finita la storia, diciamo, non sono mai andato a rigiocare il gioco. E ho intenzione di farlo. Ho intenzione di farlo. Quindi praticamente il mio obiettivo sarà quello di rigiocare Bayonetta 1 perché l'avevo comprato sulla Play e voglio rigiocarmelo tutto lì. Perché una volta l'avevo giocato su PC, poi l'ho ricomprato su Play e adesso lo rigioco su Play. Una volta che avrò finito di giocarlo, andremo a fare probabilmente appunto la battaglia contro Rodin. E successivamente l'obiettivo è quello di rigiocarlo in Infinite Climax, che è la modalità più difficile. Come faremo? Boh. Anche perché lì la sfida praticamente. Che cacchio è successo? Vabbè. La sfida più difficile è il fatto che te li mettono tutti in platino puro, cioè te li fanno vedere i risultati, anche dalla Infinite Climax. Cioè se si vuole fare una roba perfetta, diciamo, bisogna fare tutto in platino puro. È un massacro. Quello è un massacro. Senza che nessun demone infernale si scateni. Ok. Cioè,
rifarsi tutto il gioco platino puro in facile, tutto il gioco platino puro in normale, tutto il gioco platino puro in difficile e tutto il gioco platino puro in Infinite Climax, che boh, già faccio fatica a farlo quella normale. L'obiettivo dell'Infinite Climax credo che sarà semplicemente il riuscire a finirlo il gioco. Però confido nel fatto che una volta che ho rigiocato anche tutto, eccetera, robe varie, magari sono anche un pochettino più, no? Cassiopeia, va bene. Sono anche un pochettino più, dai. Anche perché adesso qua mi c'è voluta tutta l'avventura. Anche se non, poi non ho... No, ma dai, cioè l'unico che devo fare con Jean me lo fanno fare con Bayonetta? Li prendevo tutti insieme, è incredibile. Ma sta roba, guarda. Sta roba veramente. Sì, no, beh, a parte comunque le mie fisse varie, eccetera, che non è una roba che deve interessare troppo. Ecco, 999.999, figurati. Il diritto di sfidare Rodin all'apice del suo potere demoniaco. Ox. Aspetta, cos'è che mi aveva sbloccato? Tanta K. Potere magico e mimesi furioso non si esauriscono, ma i risultati delle battaglie vengono penalizzati. Ah, ok. 80 K. Vabbè, a sto punto li compro entrambi, via. Tanto devo equipaggiarli per usarli, quindi non è neanche quello. Specchietti, non ho le aureole per comprare tutto. Quindi quello niente. E volevo vedere i dischi che costavano 300. Ecco, scatola personaggio 1, scatola 2, scatola 3, 4, 5. Perché ci sono tutte adesso? Non ho più soldi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sono tutte, raga. Manca la 22. No way, 25 anche. Ma non è che è roba da recuperare in giro questa? Per me è in base a quelle che... Quando le trovi in giro le sblocchi qua da comprare. Per me è una roba del genere. Il problema è che non so dove si trovano. Dovrei tipo andare a controllare, eccetera, però... Tanto... In un modo o nell'altro devo rigiocarlo, quindi... Va bene così! Ragazzi... Questa era Bayonetta 3. Non è finita qua perché appunto voglio fare quella roba extra, diciamo, con Rodin, eccetera. Quindi un giorno prima o poi arriverà anche quello. Torneremo comunque anche per le modalità più difficili. Però per il momento è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio per aver seguito. Ci rivediamo con Series and the Lost Demon, che è quello spin-off che avevamo anche visto qua. Ci vediamo con un prossimo video. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.